Facciamo nostra la preghiera e l'augurio di Paolo, che il Dio del Signore nostro Gesù Cristo ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza, della sua in cui che crediamo. Cioè, che il Signore ci apra la testa e il cuore, in modo che possiamo capire e amare il progetto che Dio ha sulla nostra vita. Possiamo realizzare quel disegno di amore che Lui ha e che può realizzare attraverso la nostra obbedienza e la nostra santificazione. E vediamo come Paolo lo immagina questo. Partiamo da Gesù. L'uomo Gesù di Nazareth è vissuto in questo mondo, è passato facendo del bene, ha guarito i malati, ha perdonato i peccatori, ha liberato gli indemoniati, è passato facendo del bene, sanando tutti quelli che erano sotto il potere del male, aveva una forza di amore più grande del male. E il suo cammino di vita è stato un cammino di bontà, di amore diffuso in mezzo agli uomini. Il risultato della sua vita è la sofferenza e la croce, la morte. Ma dice Paolo, Dio ha manifestato la sua forza risuscitando Gesù dai morti. Vuol dire Dio è più forte della morte. E quel Gesù che ha fatto del bene e solo del bene, Dio lo ha fatto passare dalla condizione umana fino alla condizione divina. È risuscitato con la sua umanità. E adesso Gesù Cristo, quello che è passato facendo del bene, è nella vita divina, partecipe anche come uomo della perfezione della vita di Dio. Bene, dice Paolo, questo Gesù risorto è come una testa, un capo, ma la testa è attaccata al corpo. Ci deve essere un corpo perché ci sia l'uomo completo, un corpo e una testa. La testa è Gesù Cristo e il corpo è il corpo si muove. La testa è presso Dio glorificata nella perfezione della risurrezione. Il corpo si muove. Che cosa vuol dire il corpo si muove? Vuol dire che nella vostra vita si deve poter vedere Gesù. È la testa che muove il corpo, che lo orienta e che gli fa fare quello che il corpo fa. Quindi tutti i gesti del corpo, i suoi movimenti, partono dalla testa e esprimono quello che la testa vuole, la sua decisione, la sua volontà. E la Chiesa è così. La Chiesa è in mezzo al mondo, ma chi dirige la Chiesa è Gesù Cristo. È Cristo di solo. È Lui che con la sua parola orienta il comportamento dei cristiani. Voi che siete cristiani vivete come vi ha insegnato il Signore, secondo il Vangelo, e non solo secondo il Vangelo, ma è sempre Lui, il Signore risorto, che con il suo spirito vi dà il desiderio e la forza di mettere in pratica il Vangelo. Il desiderio prima di tutto, perché se uno non ha il desiderio di mettere in pratica il Vangelo, non lo mette in pratica nemmeno se si mette a piangere. Ci vuole un desiderio grande, ci vuole una decisione profonda, e questa la dona lo Spirito Santo. Allora, attraverso la sua parola e attraverso il suo Spirito, Gesù guida voi, la Chiesa, in modo che voi vi comportiate secondo la sua volontà, in modo che il corpo sia coerente con il capo, con la testa. Io non so cosa pensate voi di questo. Per me è una cosa stupenda.
Rendiamo presenti le parole di Cristo. Con i nostri desideri manifestiamo i desideri di Cristo. Con le nostre relazioni manifestiamo l'amore di Cristo. È proprio vero. Qualche volta mi viene a dire, questo è quello che vorremmo, ma la realtà è molto diversa. Ci portiamo tanto egoismo dentro il cuore, tanti risentimenti, a volte delle cattiverie. Le nostre parole non sono pulitissime, le volte sono parole che mettono contrasto tra le persone. Insomma, non siamo mica proprio quello che dobbiamo essere. Ed è per questo che, per fortuna, il Signore suscita nella Chiesa i santi. I santi sono quei pezzettini di Chiesa che fanno davvero la volontà di Gesù, che realizzano il Vangelo di Gesù, la parola di Gesù, che sono mossi dallo Spirito di Santo, dallo Spirito di Gesù. E quindi quando guardiamo i santi, vediamo come è fatto Gesù Cristo. I santi sono così. Non dico che sono la presenza di Gesù Cristo, però sono la presenza di Gesù Cristo in mezzo al mondo oggi. E Gesù Cristo è risorto, è glorificato nella gloria di Dio, ma continua ad agire nel mondo. E come fa ad agire? È attraverso i santi, attraverso quelli che gli mettono a disposizione la loro vita e dicono: Signore, sono qui, fa di me quello che vuoi. Guidami con la tua parola, muovimi con il tuo amore, perché la mia vita possa diventare qualche cosa che manifesta la bellezza della tua. Per questo i santi sono preziosi, sono la dimostrazione che Gesù Cristo è davvero capace di cambiare il mondo. Ha cambiato Gesù Cristo Pavone. Non credo che appartenesse a una razza diversa dalla razza umana che è la mia e che è la vostra. Però ha realizzato la sua umanità in un modo che io e voi ce lo sogniamo. Che cos'è che l'ha fatto così bravo? Gesù, la sua parola e il suo spirito. E il fatto che nel cuore di Pavoni c'è stato il desiderio intenso di appartenere a Gesù Cristo. Beh, detto questo si capisce dove vogliono andare a parlare come prete. Celebriamo che Pavoni evidentemente ci sta a cuore ai pavoniani che sono la sua famiglia, che hanno preso dal suo carisma, dalla sua testimonianza, sta a cuore alla Chiesa Bresciana perché è nato lì, ha arricchito prima di tutto la Chiesa Bresciana, sta a cuore a tutta la Chiesa perché la diffusione dei pavoniani è una diffusione mondiale, quindi ha un'apertura al mondo intero. Ma celebrare i Pavoni vuol dire evidentemente dire di sì a Gesù Cristo, come ha detto Pavone. Noi celebriamo il Pavone se, come Gesù Cristo si è manifestato attraverso la sua vita, può manifestarsi anche attraverso la mia e la vostra. Perché noi siamo il corpo di Cristo. Pavoni è corpo di Cristo e si vede benissimo. Ma siamo corpo di Cristo anche noi, anche se non si vede così bene. Ecco, dice Paolo, che si possa vedere meglio, che voi vi rendiate conto di quello che siete, di quello che Dio ha fatto di voi, di quello che Gesù Cristo ha realizzato per la vostra vita. Bisogna che la vostra vita prenda i lineamenti di quella di Gesù Cristo, che anche voi passiate nel mondo facendo del bene e sanando tutti quelli che sono sotto il potere del male quando vi capita di incontrare il male nella vostra vita, perché vi capiterà qualche volta di incontrare il male. Invece di diventare cattivi voi, vincete il male con il bene, con il perdono, con la misericordia. Se voi riuscite a vincere il male come vedete, fate pari quello che ha fatto Gesù Cristo. Quindi siete davvero il corpo di Gesù Cristo, siete davvero la presenza di Gesù Cristo oggi in questo mondo, per rendere il mondo più giusto, più buono. Ecco, questo è il desiderio di Paolo, questo è evidentemente anche il nostro desiderio. Se facciamo un pellegrinaggio, bella, ci conforta, ci fa fare un'esperienza di serenità, ma non basta mica. E per grazia vuol dire celebriamo quello che Dio ha fatto in un nostro fratello, in Ludovico Pavone, ma lo celebriamo con i desideri che Dio faccia.
qualcosa di simile anche in noi, che anche la nostra vita possa fare capire agli uomini che Dio c'è, che Dio è un Dio di amore e di misericordia, che Dio è un Dio di fraternità e di comunione. Se noi siamo portatori di amore, misericordia, fraternità, comunione, gli uomini possono vedere quello che Dio fa in mezzo al mondo, dove c'è una persona disponibile, fiduciosa e obbediente. Ecco, questo è quello che chiedo al Signore. Lo chiedo evidentemente per me, perché ne ho un bisogno grande. Lo chiedo per tutta la Chiesa Bresciana, perché nel suo complesso deve diventare segno di comunione e di presenza dell'amore di Dio in mezzo al mondo. E lo chiedo per tutti voi, per le vostre famiglie, per le vostre comunità cristiane, per la Chiesa, le diverse Chiese locali alle quali appartenete, perché la celebrazione che domani vivremo possa diventare uno spirito, a un cammino di santificazione profonda, perché quella testa glorificata che il Signore ha risorto possa avere un corpo vivo, adulto, maturo, che manifesta la sua presenza in mezzo al mondo, in mezzo al mondo.